Lasciamo liberi per cortesia, grazie. Basta. Oh, Manuel. Basta. Sa? Allora, diamo inizio a questo momento ufficiale di presentazione del Carnevale del Milano 2012. L'arrivo dei un anno Cananna era la condizione indispensabile per poter avviare questo momento, un appuntamento importante, un appuntamento che appartiene alla storia di questa città e che ancora una volta all'insegna della tradizione e dell'innovazione vogliamo vivere con voi questa mattina. È un appuntamento importante, dicevamo, tradizione ed innovazione, perché è la prima volta che lo facciamo qui alla Chiesa Santa Maria della Misericordia, è la prima volta che lo facciamo di domenica mattina e lo facciamo chiamando a raccolta i tanti che si adoperano per la buona riuscita del Carnevale. Su questo passo poi interverrà l'assessore alla cultura Angela Campagna. Mi sento comunque di dover ringraziare prima di tutti i maestri cartapestai che con la loro opera consentono la realizzazione ogni anno di questo Carnevale. A me corre l'obbligo di richiamare in due battute iniziali. La prima, perché abbiamo scritto come claim di questa edizione 2012 sarà la fine del mondo. Abbiamo parafrasato la profezia De Maia pensando che alla fine di una iniziativa importante che vede la nostra città palcoscenico di un momento importante che è appunto il Carnevale, non si poteva non chiudere con questo richiamo alla profezia. Sarà davvero la fine del mondo se la gente ci premierà e se tutta l'organizzazione reggerà così come noi speriamo. Dall'altro canto, due considerazioni di ordine, considerazioni. La prima, in un momento difficile della nostra città abbiamo ragionato sul finire del 2011 e nelle prime settimane del 2012 se fosse opportuno tenere questa iniziativa oppure cancellarla, perché in una città che soffre ovviamente stride con i toni, con i colori e con i frizzi del Carnevale. Ci siamo detti che questa città il Carnevale non l'aveva mai cancellato, se non, mi diceva qualcuno stamattina, nel 1968 in occasione del terremoto di Gibellina. Allora, pensando che in un momento nel quale c'è una congiuntura economica negativa la ricetta non è tagliare ma semmai investire per cercare di promuovere al meglio la nostra città, tutti insieme ci siamo rimboccati le maniche, avendo chiaro anche che avevamo poche risorse perché la regione siciliana prevediamo che ci taglierà ancora qualcosa. Abbiamo cercato di concentrare tutte le risorse disponibili su questo evento per farne davvero un momento di attrazione, è un momento di promozione della nostra città. Per questo io ringrazio tutti voi per aver accettato il nostro invito, spero che l'edizione 2012 sia davvero degna di passare alla storia per la capacità di questa città di riuscire a trovare nella sua storia motivi e opportunità di rilancio. Mi corre l'obbligo di dare qualche informazione del tutto sommaria. Sugli spettacoli sono quelli che abbiamo visto sulle locandine. Mi permetto di sottolineare che in un momento difficile abbiamo pensato anche ad uno spettacolo il lunedì, grazie alla disponibilità di Litterio e Salvo La Rosa, che soltanto quel giorno sarebbero potuti essere qui a Termini, dove vantano un grande affetto e una grande disponibilità. Non sto lì a sottolineare le tante presenze, le radio, Milita Toniolo, Loredana Errore, Paolo Meneguzzi, ma non è quello il tema. Io mi permetto di fare semplicemente due considerazioni. La prima, i maestri cartapestai e la capacità anche quest'anno di mettere in campo davvero idee geniali che vanno da Monti piuttosto che ad altre iniziative che riguardano la figura del Carnevale in anno Cananna, sono davvero loro i protagonisti di questa edizione del Carnevale 2012 e i sentiti ringraziamenti vanno a loro. Un'altra considerazione che mi permetto di fare è questa rinnovata e positiva collaborazione con la Proloco, con la Protermini di Termini Imerese, che si è presa in capo la responsabilità ma anche
a dire il vero, ci sono qui i primi segni di questa, di questo lavoro, della realizzazione dei gruppi mascherati che faranno da cornice ai quadri, ai carri carnascialeschi. Mi sembra che sia davvero un altro modo per coniugare tradizione ed innovazione. Di questo io ringrazio la Protermine e soprattutto l'assessore Campagna, che ha tessuto e ha coordinato questo rapporto di rinnovata e positiva collaborazione. Io, come dire, vado un po' più avanti aspettando che arrivi Mario Incudine, perché poi lui il soggetto al quale consegneremo il microfono per farci sentire un'altra delle innovazioni di questo carnevale, che è l'anno nel quale definiamo un inno che accompagnerà per gli anni futuri il carnevale. Io in questo momento, come dire, non vorrei, come dire, stoppare il corso delle cose, ma mi sembra doveroso, lo abbiamo pensato e quindi è opportuno come dire, pensare che in questo anno abbiamo perso un nostro concittadino, il cavaliere Ignazio Casamento, il nostro ricordo non si ferma a questo, perché ci sono due momenti che vogliono ricordarlo in maniera un po' più sostanziale, seppur una targa è sempre comunque un segno di attenzione straordinaria. Per cui io inviterei qui la società del Carnovale, che è qui rappresentata, è la Proloco, che è qui rappresentata dai due presidenti, che vogliono consegnare una targa a Franco Casamento, che, come dire, in questo momento interpreta e ci ricorda la figura del suo papà Ignazio Casamento. A questo momento se ne aggiunge un altro che che faremo io e l'assessore Campagna, ma in questo momento penso che questa targa non sia la targa del comune di Termini Imese, me lo diceva il professor Amodeo, è la targa dei termitani e delle famiglie termitane che si ricordano dell'operosità e dell'amore per il carnevale del cavaliere Ignazio Casamento. Aggiungere che l'edizione del Carnevale 2012 sarebbe stata molto più difficile da realizzare se non avessimo avuto anche la disponibilità del governo regionale guidato dal presidente Lombardo, che ci saluta e ci ha mandato delle testimonianze di affetto, ma anche delle risorse finanziarie dedicate al carnevale, ma soprattutto anche grazie a degli official sponsor che provo a ricordare: Alice, Caronte Tourist, Cascino, Est, LWS, New Coop ed altri, tra cui Enel, che ci premia ogni anno dandoci fiducia. Io direi che siamo oramai al rush finale, ci restano davvero tre cose da fare: nominare la giuria popolare, sentire un frammento del testamento del notaio Mezzapinna e consegnare le chiavi della città a Orlando Cananna, che già insomma sono quasi insofferenti. Allora io dico, se avendo ricevuto 14 disponibilità, così mi dicono, a far parte della giuria popolare, io vado dall'altra parte del tavolo per sorteggiarne 10 su 14, in maniera tale che li indichiamo come giurati ufficiali dell'edizione del Carnevale 2012, per poi dare la parola a Nando Cimino, o meglio dire il suo vero pseudonimo, il notaio Mezzapinna. Giro.
Tiriamone fuori 4, così gli altri che restano. Questi sono esclusi. Se sono presenti fanno un passo in avanti in maniera tale che li possiamo dare la fascia da giurato. Massimiliano Fantauzzo, Salvatore Agostino Chierchiaro, Giuseppe Alfano, se non ci sono sicuramente li contatteremo domani, Gioacchina Montemagno, abbiamo scelto tutti quelli che non ci sono. Salvatore Scaccia che c'è, mi pare che l'ho visto, c'è ogni anno, è una costante oramai. Vincenzo Fabio Aglieri Rinella, Christopher Gazzano, Vincenzo D'Angelo, Pietro Castiglia, Davide Giambelluca e Giovanna Sclafani. A memoria futura li conserviamo, saranno i nostri testimoni, gli consegneremo le fasce nelle prossime ore. Io darei ora davvero la parola a Nando Cimino per questo frammento del testamento del notaio Mezzapin. Non ce lo anticipare tutto o facciamo un patto, quello che reciti qui lo sottraiamo poi al testamento del padre, perché poi è troppo lungo come ogni anno. Assolutamente no, devo ascoltare. Allora, ovviamente la figura del nanno, che è una figura a termine un po' borghese, è comunque un capopopolo, nel senso che si fa interprete, come dire, delle lagnanze del popolo e si rivolta un po' contro quelli che sono le situazioni particolari della nostra città. Anche quest'anno purtroppo appunteremo, dico purtroppo nella speranza che si risolva quanto prima il problema della Fiat, appunteremo ovviamente la nostra attenzione sul problema del lavoro. È arrivato a un certo punto, per bocca del notaro Mezzapinna, un anno così dice: voglio salutare sto nuovo principale che viene a fare macchine in da termine industriale. Ci auguro di subito venire in Ammicchiara per fare ne scordare da Fiat Giaretura. A termine sta fabbrica chiurio le battenti e mancando lo ciavaglio a mascincere le rente. Ma le migranti, lo sapete, non potevo sempre fare e sta nostra bella terra non volevo più lassare. Chista è città antica di valorose gente che non merita di fare la schiava alle potente. Perciò se c'è qualcuno che ne volesse approfittare, un garbo io ci rigo, do culo che sa fare. Grazie, grazie notaio. Prima di andare alla consegna della chiave, io mi permetto di ricordare che nella giornata di oggi è stato possibile, e sarà ancora possibile per qualche minuto, ottenere l'annullo postale speciale dedicato al Carnevale. Ringrazio le Poste Italiane per questo lavoro. È stato anche possibile visitare i frammenti che saranno, penso, arricchiti nei prossimi giorni della Mostra del Carnevale Termitano ieri, oggi e domani, che è a cura della Prologo, che sarà aperta e sarà nella disponibilità delle istituzioni scolastiche fino a martedì prossimo. Io vi ringrazio tutti, io vado al di là del tavolo per poter consegnare un anno cananna alla chiave della città. Non vorrei essere nei loro panni, però spero che almeno per 10 giorni si sorbiscano loro tutte le intemperie e tutte le difficoltà di questa città. Grazie.